Vicenda, parto da Fabrizio, poi sento anche Franco. Fabrizio, questa vicenda Acerbi Juan Jesus, è mancato qualcosa oppure completa così? Allora, a me francamente non è piaciuta moltissimo tutta la faccenda, perché neanche come si è conclusa o se si è conclusa, perché al netto dell'operato del giudice, che io credo abbia fatto molto bene il suo lavoro, perché io quando pensavo non vorrei mai essere nei panni del giudice che deve prendere questa decisione, perché come fai sbagli, no? In realtà lui secondo me è arrivato a questa decisione, quindi assoluzione per Acerbi, ma non perché non abbia commesso il fatto, ma per mancanza di prove, no? In sostanza ha detto questo, e quindi insomma dice anche che crede in qualche maniera la versione di Juan Jesus, ma non può arrivare a una sentenza di condanna perché non c'è la prova approvata. Questo è, diciamo, in sintesi. Rispetto a questo tipo di decisione, che ripeto, secondo me può anche essere corretta, non mi piace francamente tutto quello che c'è, che è risultato attorno, al punto che io, che sono malato di tweet, cose eccetera eccetera, mi sono permesso di semplicemente di importare il comunicato del Napoli, la sentenza del giudice, ma faccio fatica ad andare oltre, perché per me la cosa più brutta in questo momento è pensare di mettermi nella posizione di Juan Jesus, che si ritrova con una sentenza che non può piacergli dopo aver pubblicato un post dove secondo me dice delle cose che hanno parecchio senso. Quindi o noi ipotizziamo che Juan Jesus sia un pazzo mitomane, e io non credo che sia questa cosa qui, oppure arriviamo alla conclusione che ci sia stata giustizia per quello che riguarda la legge, perché il giudice ha rispettato i codici, ma ingiustizia per quello che a detta di molti, diciamo, poteva essere il finale di questa storia. Ordine. Ma io intanto la penso così, per esempio anch'io ho soltanto pubblicato sia il mio commento, diciamo quello che è uscito stamattina sul giornale a proposito della sentenza in sé per sé, e poi un altro commento mi metto nei panni di Juan Jesus, e credo che sia questa la cosa migliore dal mio punto di vista, e naturalmente per evitare che ci siano fraintendimenti, strumentalizzazioni. Allora, nella vicenda, secondo me, io che pure considero il dottor Mastandrea, giudice sportivo, un ottimo, un eccellente giudice sportivo, l'ho sempre, siccome sono un po' appassionato di giustizia sportiva, ne ho sempre seguito i suoi interventi più importanti, a cominciare dal caso, ve lo ricorderete, Immobile, delle sì, famose, sì, ecco, delle famose provette eccetera. Quindi insomma l'ho sempre trovato molto equilibrato. In questa circostanza obiettivamente ho riscontrato una prova straordinaria di grande, di eccessivo equilibrismo. Lui in sostanza camminava lungo un sentiero in cui aveva da una parte la squalifica di Acerbi e dall'altra parte la soluzione di Acerbi. Altra via non c'era, e lui camminando dritto su questo sentiero strettissimo ha dovuto fare un po' di equilibrismo, e quindi ha dovuto ammettere, primo, che le parole di Acerbi sono sicuramente compatibili con l'espressione di offesa rivolta a Juan Jesus. Sì. Poi però contestualmente ha dovuto dire, però non è provato il contenuto discriminatorio. E allora a quel punto dice, però per salvare Juan Jesus, che dice? Allora però salvo la buona fede di, senza di nulla togliere la buona fede di Juan Jesus. E alla fine indica due, tra virgolette, errori commessi da Juan Jesus. Il primo, quel che secondo me è uno degli aspetti dal punto di vista, diciamo, dell'analisi tecnica del provvedimento più grave, secondo me, uno dice non ha espresso alcun dissenso alla richiesta da parte dell'arbitro di riprendere la partita. Cioè, in sostanza, se lui avesse detto no, la partita non si deve riprendere, che succedeva? Questo è, secondo me, un po' pericoloso.
E poi la seconda cosa, quando dice che quelle parole, peraltro non platealmente ascoltate, cioè devono essere ascoltate. Onestamente questo è, pone obiettivamente un nuovo corso alla giustizia sportiva, che si è sempre tenuta su un pilastro fondamentale, che è sempre stato: la giustizia sportiva ha due cose completamente diverse rispetto alla giustizia ordinaria. Nella giustizia ordinaria tu, se non hai la prova, non puoi condannare. Nella giustizia sportiva è rovesciato l'onere della prova, cioè sei tu accusato che devi dimostrare di non aver detto, certo, quella parola. E la seconda cosa, ancora più importante da questo punto di vista, è, per esempio, rispetto alla giustizia ordinaria, è, mentre nella giustizia ordinaria la responsabilità è personale, se io rubo una mela, sono io che devo rispondere del furto della mela, certo. Nel caso della giustizia sportiva, se io rubo una mela, rispondo alla società per responsabilità oggettiva. Queste sono le due grandi differenze, secondo me. Vabbè, abbiamo analizzato un po' di tante cose, no? Io faccio l'ultima. Secondo te finirà qua? Ma deve finire qua. Come va avanti? Adesso ci saranno. Adesso c'è la curiosità di sapere quando giocherà Cerbi, come si comporterà. Esatto, no? I tifosi soprattutto. Tutti, perché insomma mi sembra che ci sia uno schieramento da questo punto di vista, dove la posizione è abbastanza evidente. Anche perché scusatemi, noi poi ragioniamo sempre sul campo, no? E quindi adesso, esatto, a Cerbi con questa sentenza giocherà le prossime partite e presumibilmente andrà anche all'Europeo, e va bene. Sì. Però poi, secondo me, per il suo bene, forse questa sentenza non gli fa del tutto bene, perché alla lunga, poi anche in futuro, probabilmente si porterà dietro l'etichetta di quello che l'ha scampata e gli è andato tutto bene. Io, il mio timore è che poi lui qua e là in giro per gli stadi, ma anche, che ne so, fra 10 anni, quando avrà smesso di giocare, gli rimane questa cosa. Io temo questa cosa. Mm. Quindi, secondo me, in realtà, chi lo gestisce, il suo procuratore, per esempio, avrebbe fatto meglio a dargli altri consigli prima di arrivare alla sentenza di questo.